Antonio Rosati, è finita la stagione con la retrocessione sul campo, ma il vostro impegno non finisce. Assolutamente no, anzi sotto certi aspetti parte adesso perché c'è da riprogrammare, quest'anno c'è proprio da riprogrammare, quindi in effetti è finita la stagione che ci ha sfiancato, ma dobbiamo assolutamente rimetterci subito in moto perché dobbiamo lavorare nel rispetto della proprietà e nel rispetto dei nostri tifosi il triplo del normale per quanto abbiamo sbagliato quest'anno. Diceva che lei in prima persona è intenzionato a intervenire più direttamente. Assolutamente sì, perché ho coinvolto la proprietà in questo progetto, la proprietà mi ha dato tanta fiducia, tante risorse, ovviamente non solo per il calcio giocato, ma specialmente anche per le strutture, e quindi sono obbligato a dare delle risposte che non possono essere le risposte che abbiamo dato quest'anno, quindi sono assolutamente obbligato a scendere in campo, ma lo faccio anche con piacere perché dobbiamo risolvere una situazione che ci siamo creati e non posso prescindere da prendere questo impegno personalmente per rispondere di quello che è giusto che io risponda. Domani ci sarà il ricorso, cosa si aspetta? Non mi aspetto nulla di particolare, nel senso che comunque c'è un regolamento disatteso, Città di Varese ha affidato l'incarico a un professionista assolutamente di livello per quello che è il nostro ricorso, che è ovviamente molto importante. Sul campo comunque siamo retrocessi, questo non dobbiamo dimenticarlo, però ci sono dei regolamenti che vanno rispettati. Noi stessi durante quest'anno abbiamo avuto due o tre volte tifosi avversari che ci hanno contestato delle anomalie, a volte le abbiamo contrastate e abbiamo avuto ragione, un paio di volte abbiamo avuto torto, abbiamo pagato le sanzioni, abbiamo avuto anche delle sospensioni a livello di dirigenti, perché ci sono i regolamenti, quindi i regolamenti vanno rispettati, se abbiamo visto giusto ci daranno ragione, se non abbiamo visto giusto ci daranno torto, accetteremo assolutamente quello che accadrà domani e le conseguenze del caso.